Qual è il migliore investimento da fare nel lungo termine? Quella tipologia di investimento che ci permette di controllare le nostre posizioni una volta, due volte all'anno e che realmente ci dia la possibilità di guadagnare a fronte di un rischio bassissimo. Beh, ragazzi, lo vedremo in questo video. Giovani amici dell'internet, benvenuti sul mio canale, io sono Don Maglio e il sogno di tutti è quello di investire soldi, guadagnare dagli investimenti e rischiare zero. Ovviamente questa è un'utopia, non possiamo assolutamente eliminare il rischio quando si parla di mercati finanziari. Ma c'è un modo per poter abbassare davvero tanto il rischio, aumentare i guadagni in una strategia di investimento a lungo termine? Beh, la risposta è sì, ed è proprio quello che andremo a vedere in questo video. Più avanti, infatti, analizzeremo nel dettaglio tre degli ETF che fanno a questo caso, ma prima una precisazione. Quando si parla di investimento a lungo termine, parliamo di un investimento che si protrarrà nel tempo per almeno 10, 15, 20 anni o, se sei molto giovane, anche di più. Chiusa questa importante ma doverosa parentesi, parliamo di quale indice i nostri ETF dovranno andare a replicare e quale, secondo me, è la tipologia di ETF che, con una strategia di lungo termine, si sposa alla meraviglia. Sto parlando ovviamente di tutti quegli ETF che vanno a replicare l'indice mondiale. Ma perché bisognerebbe investire nelle azioni globali? Beh, in realtà è molto semplice. Considerate che tutte le aziende azionarie all'interno di questi ETF che a breve andremo a vedere hanno al loro interno società che lavorano per creare ricchezza, per il benessere soprattutto dei propri investitori. Infatti, in una strategia così a lungo termine, io consiglio di non prendersi dei rischi specifici andando ad investire in un mercato troppo di nicchia. Quando andiamo ad investire in questa tipologia di ETF, ovviamente siamo veramente molto diversificati, che è una parola importantissima quando si parla di investimenti azionari. La diversificazione è data dal fatto che all'interno di ognuno di questi panieri di ETF ci sono tutte le aziende mondiali, dalla più piccola alla più grande. Vi ricorderete sicuramente dell'anno scorso il fallimento di Wirecard per falso in bilancio. Beh, quella era un'azienda che all'interno di ETF World era presente, ma ovviamente, essendo a livello mondiale una piccola gocciolina all'interno del paniere di azioni del nostro ETF, il suo fallimento è stato quasi completamente nullo a livello di ripercussioni sul nostro ETF. Quindi, una volta chiarito il perché è fondamentale per un lungo periodo investire in ETF di tipo World, passiamo ad analizzare gli ETF che ho selezionato per voi. I due parametri che mi hanno portato a scegliere questi tre ETF sono ovviamente il minor costo possibile e la maggiore efficienza. Eccoli qui. Questi sono i tre ETF, i tre contenitori, al cui interno troviamo tutte le aziende del mondo. Sono diversi tra loro perché a gestirle sono tre aziende differenti, tre emittenti differenti, ma al loro interno sono praticamente identiche. Infatti, se andate a fare una verifica, al loro interno troverete in tutti e tre la stessa percentuale di Apple, la stessa percentuale di Amazon, la stessa percentuale di Google e la stessa percentuale della più piccola azienda inserita in questo ETF. Una cosa importantissima quando si crea un pack del genere è relativa alla distribuzione dei dividendi. Come potete vedere infatti da questa schermata, nessuno di questi tre ETF ha una distribuzione di dividendi, ma sono tutti ad accumulazione. Cosa vuol dire? Che i guadagni vengono reinvestiti direttamente all'interno del fondo. Questo è un bene perché l'investitore, non percependo dei dividendi annualmente, non dovrà pagare le tasse e questo porterà anche ad una velocizzazione dell'interesse composto e quindi della capitalizzazione dei nostri soldi. Ma soffermiamoci adesso sulla dimensione del fondo. I shares e Xtrackers, infatti, sono i due più grandi. Al loro interno hanno miliardi di miliardi in gestione. Poi abbiamo SPDR, che è un pochino più piccolo, ma vabbè, piccolo per modo di dire, ci sono sempre milioni e milioni di euro gestiti da questo fondo, quindi potete stare tranquilli. Tutti questi ETF sono senza copertura valutaria. Questo vuol dire che investendo in questi strumenti sei esposto al rischio di cambio. Sarà pur scontato, ma voglio farvi vedere come i grafici di questi tre ETF siano praticamente simili, se non quasi identici. Beh, è ovvio perché entrambi hanno all'interno, ripetiamo,
lo stesso numero di aziende, soprattutto le stesse aziende. A questo punto ti starai chiedendo quale dei tre scegliere. Beh, andiamo ad analizzare i costi. Questi potrebbero probabilmente farti scegliere uno piuttosto che l'altro. Infatti, come possiamo vedere dal grafico, gli ETF di iShares e di Xtracker hanno costi nell'ordine dello 0.20%, mentre l'SPDR ha un TER dello 0.12% annuo. E questa, diciamo, non è grande come differenza, però è sicuramente da tenere in considerazione. Per chiarezza vi dico che i due fondi più grandi fanno prestito dei titoli. C'è da dire anche che dietro a questi prestiti ci sono tante di quelle clausole, tante di quelle restrizioni che, anche dovesse andare male qualcosa, per l'investitore finale, quindi te e me che investiamo in questi ETF, il colpo sarebbe veramente, veramente poco, di poco conto. Quindi anche su questo possiamo stare tranquilli. E i rendimenti? Beh, i rendimenti di questi ETF, come potete vedere a schermo, sono praticamente identici. Centesimo più, centesimo meno, anche qui andando ad utilizzare le stesse aziende per la loro composizione, sono pressoché identici. Se proprio però vogliamo essere puntigliosi, dobbiamo notare come l'SPDR, essendo più giovane, ha meno storico da analizzare. Non che lo storico abbia una valenza per quello che sarà il futuro, mi raccomando, non fate mai questo errore, però è da dire anche questa cosa. Ma io, Don Maglio, quale ho scelto di questi tre ETF? Beh, ve lo mostro a schermo. Come potete vedere, io ho scelto l'SPDR in primis perché ha dei costi più bassi. In secondo luogo, perché non facendo prestiti titoli mi sento più tranquillo, e poi perché ha un capitale enorme. Non enorme rispetto agli altri due che abbiamo visto, ma comunque gigantesco. Sappi poi che basta un like e un'iscrizione a questo canale per aiutarmi a continuare a creare questa tipologia di contenuti. Quindi, se interessano anche a te, lascia un like e io ti ringrazio. E come sempre, grazie a tutti per aver guardato. Al prossimo video. Ciao, giovani!